Ringrazio voi tutti. Sono contenta. E sono contenta. 91 anni sulla carta d'identità per 52 anni di attività in cucina, deliziando i piatti di generazioni di pesaresi e di turisti conquistati dal gusto inimitabile delle sue tagliatelle ai fagioli. Un piatto, quello del pergolato da Maria di Novilara, che oggi è stato insignito del premio di attestato di merito della cucina. Riconoscimento ad un'eccellenza della cucina pesarese dal 1972, tributato da AIS, Associazione Culturale La Stele, Accademia Italiana della Cucina di Pesaro, Associazione Ristoratori di Confcommercio e lo stesso Comune. Una tradizione che Maria Mencarelli ha tramandato a livello familiare, a cominciare dalla figlia Antonella. È partita con un piatto molto povero, fatto solo nelle mense per i poveri, e invece adesso diventa un piatto speciale di Pesaro, quindi siamo molto contenti di questo. È una certificazione che va principalmente a consacrare un lavoro fatto negli anni, che è quello di elevare il piatto storico e anche povero, che era quello delle tagliatelle con i fagioli, che in questo momento, proprio oggi, abbiamo voluto richiamare e approfondire attraverso delle certificazioni con delle associazioni di categoria molto importanti, per appunto far capire il valore che c'è dietro il lavoro della Maria, poi della generazione nuova e dell'Antonella. Un bambino di 6 anni per il compleanno si è fatto regalare una cena qui con le tagliatelle ai fagioli, ecco, questo penso che spieghi tutto. Poi ragazzi giovani che fanno le cene di compleanno qui, anziani che fanno il compleanno qui perché sono qui da tanti anni, che vengono a festeggiare, quindi in 52 anni abbiamo visto 3 o 4 generazioni che si susseguono, quindi questo ci dà molta forza per continuare. Il premio si aggiunge all'assegnazione del marchio Deco, arrivato ad aprile per le tagliatelle ai fagioli di Novilara come piatto di denominazione comunale. La ricetta non ha segreti particolari, ci sono i fagioli secchi che vengono bolliti con acqua e poi sciacquati con acqua tiepida e rimessi su con un trito di sedano, carota, cipolla, prezzemolo, concentrato di pomodoro, non il pomodoro, e sale, pepe e acqua. Poi ci vuole il tempo perché comunque hanno un tempo di cottura di 3 o 4 ore. E i fagioli particolari che usiamo, mi dispiace fare pubblicità a un fagiolo che non è del territorio, però quello più idoneo per fare questa cremina è questo fagiolo giallo olandese. Abbiamo provato con i borlotti perché sarebbe stato una cosa, un abbinamento territorio e storia molto più idoneo, però non riproduce la stessa cremina che fa quello e quindi aiuta a condire la tagliatella, che già è una pasta particolare. E deve essere fatta in casa perché altrimenti non prende il sugo, deve essere porosa. Questa è un'attività che continua ad andare avanti anche perché la figlia Antonella con le altre persone della famiglia continuano a gestirla nel migliore dei modi. Ed è anche una bella soddisfazione perché molto spesso non si trova il cambio delle persone all'interno della famiglia che sono in grado di gestire in maniera ottimale un'attività, e in questo caso invece devo dire che c'è un ricambio anche all'interno della famiglia che consente a questo ristorante di rimanere aperto, ma addirittura ultimamente si è ampliato e migliorato e hanno fatto lavori per rendere sempre più accogliente questo locale storico. E quindi mia madre è sempre stata in cucina. Fino all'anno scorso, a novembre, quando ha deciso di ritirarsi, perché comunque ha 91 anni, sta ancora bene, però... Però pesano un po'. Pesano un pochino, dai, ma ancora dai, sta bene. Però fino all'anno scorso, a novembre, lei era qui a fare i suoi sughi, quindi dai, è stato bello.